Che oggi facciamo una bella full face utilizzando solo prodotti ELF. Come prima cosa andiamo con il primer. Questo tra l'altro non l'ho mai utilizzato ed è molto liquido e anche geloso, sembra tipo il primer di Milk. Ok, mi sta piacendo. Adesso aspettiamo 30 secondi come c'è scritto e passiamo all'applicazione dell'Halo Glow Liquid Filter, che è tipo uno dei miei prodotti preferiti del periodo. È palesemente il dupe economico del Flawless Filter di Charlotte Tilbury e la cosa che mi ha sconvolta di più è che dura esattamente come quello di Charlotte, solo che costa un sacco meno. Come bronzer ho due alternative, lo stesso prodotto di prima però nella colorazione 6, che è pazzesco, lo sto usando tutti i giorni, oppure questa crema abbronzante che si chiama Putty Bronzer e oggi utilizziamo questa visto che la uso meno di frequente rispetto all'altro prodotto. Ne prelevo un pochino con il pennello e vado a sfumarlo. Onestamente mi sono innamorata, cioè è stupendo il risultato. Lo metto ai laterali del viso e un po' sul naso e perché no anche un pochino sulle palpebre. Ok, a questo punto direi che possiamo passare al blush. Sempre della stessa tipologia del bronzer ho questo qui che ha un colore stupendo. Sapete che io sono in fissa con i blush rosati, che ricordano un po' Barbie. La colorazione si chiama Bora Bora, ne prelevo un pochino e vado a metterlo direttamente sulla parte alta dello zigomo. Per me è super approvato perché è bello stratificabile e non fa macchia. E poi vogliamo parlare del colore? Adesso andiamo con l'Hydrating Camo Concealer, che è uno dei miei correttori preferiti del periodo. Questo raga copre tantissimo, però al contempo non secca troppo. Per le sopracciglia invece proviamo per la prima volta il Brow Lift, che diciamocelo è molto simile a un prodotto di Anastasia. Levo un pochettino con una spazzolina e inizio a pettinare le sopracciglia. Vi devo dire, raga, se la durata è ok, per me è super approvato. Vi aggiorno rispetto alla durata sulle storie di G. Come mascara utilizziamo ovviamente la Lash & Roll, di cui vi ho già fatto una recensione. Vado a metterlo. Ed infine, visto che non ho prodotti per le labbra, utilizziamo un po' di blush e lo mettiamo a mo' di rossetto. Questo qui è il make-up terminato utilizzando solamente prodotti di ELF. Fatemi sapere che cosa ne pensate, io li approvo tutti. Secondo me è veramente un ottimo brand a livello di qualità-prezzo. E nulla, io vi aspetto assolutissimamente su IG.